Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Parliamo di un festival che sta per cominciare, perché siamo praticamente nella settimana delle prime due date. Andiamo a Bra, nel Cunese, ci facciamo raccontare a questo punto tutto quanto di Artico Festival. Siamo alla settima edizione, dal direttore artistico Andrea Della Piana. Benvenuto su GRP, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Come stai? Tutto bene? Bene, sono frizzante per questa settimana che si preannuncia frizzante anche lei. Eh sì, anche perché Artico Festival giunge alla settima edizione e le prime due date sono proprio il 23 e il 24 di giugno, poi ce ne saranno altre due date, il 2 e l'8 di luglio, ma andiamo per ordine. Cosa succederà questo weekend? Allora, questo weekend arriva la grande musica ad Artico Festival a Bra. Iniziamo venerdì con l'unica data in Piemonte di Venerus, con il suo nuovo disco e nuovo tour. Continuiamo sabato con Drust degli Psicologi, anche lui in esclusiva regionale ad Artico. E poi appunto continuiamo con la grande arte la settimana dopo, ma ne parliamo fra un attimo, secondo me. Eh certo, mi sembra giusto, anche perché voglio dire, andiamo per ordine, nel senso, questo è il weekend della musica. E poi insomma, tanto voglio dire, tutto il programma è ovunque, ci sono sui social, giusto, c'è il sito, c'è tutto, vuoi ricordarcelo? Certamente, www.articofestival.it. Ovviamente non mancherà l'area food and beverage, tutte le birre artigianali, i prodotti che voglio dire fanno di quella zona, insomma, l'esclusività non solo per le colline, per il belvedere, ma anche per le cose buone che si possono mangiare e assaggiare, dico bene? Assolutamente sì, noi siamo felicissimi di essere un festival in provincia e di non essere il tipico festival in città che tratta un po' le cose laterali come poco importanti. Per noi tutto è importante, l'ambiente è importante, ciò che si mangia, ciò certo. Che si beve, come la gente sta. Senti, poi nelle date dopo invece ci sarà anche spazio alla stand-up comedy, vero? Esattamente sì, continuiamo il festival il 2 e l'8 luglio, sempre a Bra. Il 2 luglio abbiamo Daniele Tinti e l'8 luglio Yoko Yamada. Quindi altri due bei nomi, insomma, pronti a intrattenere le serate di Bra per tutte le persone che vorranno andare. Continuate ovviamente a seguire tutti i programmi, tutti i dettagli e tutte le informazioni attraverso i social e attraverso il sito. Io ringrazio Andrea per essere stato nostro ospite in questo pomeriggio. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo al festival. GRP.